Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su Shade l'Ira degli Angeli. Iniziamo già con un caro amico Scorpione che mi metto qui. L'altra volta avevo sconfitto quello Scorpione gigante e adesso vedo che sono comunque rimasti i suoi simpaticissimi amici. Dov'è che dovevo andare? Non mi ricordo più se era di qua o dall'altra parte, no, dall'altra parte. E niente ragazzi, prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina delle notifiche. Aiutatemi a raggiungere traguardi sempre più importanti, così che a livello di iscritti, a livello di interazioni, così che il canale, insomma, faccia veramente. Oh cazzo, veramente il salto di qualità. E io vi posso portare sempre nuovi giochi e nuovi contenuti, mi raccomando, grazie. Dopodiché è morite. Aia! Se mi mettessi qua. Dopodiché lasciate anche un mi piace e commentate. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco, se lo conoscevate, se l'avete giocato. Qualcuno mi aveva detto che, perché mi sembra che l'avevo chiesto durante il primo video, probabilmente era uscito da Win Magazine, potrebbe anche essere, onestamente. Cioè, perché ricordo che l'ho presi da una di quelle riviste lì, quando ancora c'erano i giochi e potevi comprare a basso costo in edicola. Chissà se si potrà mai ritornare a quel tipo di merchandising, diciamo. O se sono cose dimenticate. Ma qui c'era un tesoro. Ma io dico anche, se diciamo adesso si sta andando verso il digital, anche sotto forma di chiavi da sbloccare, insomma, non sarebbe veramente male. Scusate, ma avevo sentito un po' di casino. Spero non lo sentiate anche voi. Muori. Come devo fare a uccidere sto stronzo, cazzo? Dai! Dove cazzo sta? Dove è scappato? Dove cazzo è scappato? Scusate, la piccola pausa. Vieni fuori, brutto. Ma io ho poche munizioni, cacchio. Quante frecce ho ancora? Beh, dai. Le frecce ce le ho. Uso questo. Muori. Scusate se campero, ma ho poca vita, quindi sono un po' costretto. Andiamo avanti. Un altro. Vieni, faccio vedere io a te. Muori. Oh, bene, bene. Ok, qui c'è un punto di salvataggio e ne approfitto. Ok. There must be another way to open it. Ok, quindi non è di qua. Allora, imbracciamo la spada. Perché non ho molte munizioni. Salve. Muori. Ah, tutti arcieri. Bene. Perfetto. Venite, venite. Ah, ma se ne va lo stronzo. Beccato. Beccato. Quindi questi muoiono con pochi dardi. Eccolo là che si nasconde, il cane. È letteralmente un cane. Ah, freccia. Che cazzo? Fatti programmare meglio la prossima volta. Ok. Ci sono altri amici? No. Comunque, ragazzi, se qualcuno si ricorda, sto cercando un vecchio gioco in stile Shade, in stile Enclave. Chi l'ha giocato può capire. Ok. No! Ve ne parlo dopo, eh.
Sono solo due, eh? Sono solo due. No, pensavo si andasse a incartare di nuovo di là. Ok. Ma dai, ma perché li hanno programmati così? Dove vai? No! Madonna, che volo che gli ha fatto fare. Mamma mia. Dicevo, sto cercando un gioco un po' vecchiotto, direi massimo 2003, perché ci giocavo nel nostro negozio di famiglia, diciamo, e, che era più o meno come Enclave, più o meno come Shade. Mi There ricordo, must be c'era. So another way to open it. che sono molto generico, che non sarà facile trovarlo, ma c'era questa. Una scala, si scendeva da una scala e poi c'erano degli scheletri da affrontare. Aspetta, qui mi sembra che si poteva aprire pure, sì. C'erano sti scheletri da affrontare e erano armati di scudo, di spade. Non era Skyrim, ovviamente, non era. Che altro vi posso dire? Non era. Come cazzo si chiama quell'altro gioco? Gioco famoso per PC, mi verrà in mente. Ora? Io mi trasformo in demone per sicurezza. Oh, chi c'è? C'è nessuno. Ah, è arrivato Imhotep. Vabbè, ancora in vita. Ah, adesso non più. Ah, c'è l'amico! Ma non vale. Ah, muori. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Da dove sono arrivati questi? Cioè, sono comparsi così. Dicevo, so di essere molto generico, però. Se mi viene in mente qualcos'altro ve lo dico, ma. Per adesso non è così. Facciamo qua questa. Ah, pensavo fosse già finito, ho detto, ma che cazzo? Quindi, in teoria, adesso mi ha aperto questa porta qua, no? Sì. E penso sia la mia destinazione, ma lì c'è un'altra porta da aprire. Io però vado prima a salvare, mi premunisco perché questo gioco sa essere veramente bastardo. Ok. Ok. Qui perché non mi date neanche più l'interazione? Scusa, e allora io sta stanza del tesoro non la devo proprio aprire? Cioè, non mi pare sensato. Come ci arrivo, scusami? No, non ha senso. Se io guardo di qua. Che. Ma vabbè, dai, cioè, prova a prenderti per il culo, però, sto gioco. Cioè, i creatori. Scusatemi. Sono stati veramente bastardi. Cosa c'è? Ah. Soltanto un punto di ricarica, perché alla fine lui non è come Benny che raccoglie i tesori, quindi se li porta via da Home Map Trap. Se Federico seguirà questo gameplay apprezzerà la citazione. Niente, direi che a questo punto ce ne possiamo andare, no? Andiamo qua fuori e vediamo che succede. Prenderei questa. Però aspetta, c'era quest'altra porta qua. L'avevo notata prima durante lo scontro. Ci sono delle fiammelle e un pulsante. Non è che potevo arrivare anche di qua alla stanza del tesoro. Vediamo. Ah no, ok. Qui si compra qualche potere.
E ricarichiamo anche le munizioni. Non male, non male. Allora, sussurro del caos. No, questa non mi interessa. Appunto in quel demone si chiama una nube che gli... queste magari si possono comprare. Poi che altro abbiamo? Tutti i nemici che danno a terra e bruciano. Questo deve essere bello potente, però dobbiamo aspettare per averlo, per comprarlo, no? Muro di fuoco. No, questo non mi interessa. Magari compro quest'altro, aspetta. Non so se questo o questo granate. Eh no, dai, facciamo questo qui. Così iniziano a combattere tra loro. Vediamo un attimo che cosa ne ricaviamo. Cioè, se riusciamo, se riesce ad essermi utile nei combattimenti, ora vediamo. Penso di sì, però voglio dire, voglio verificare che sia un potere efficace, ecco. No. Vabbè, metto così. No, via, via, via. Via, via, via. Dai. Quello che se ne va tranquillo. Beh, feo. Cazzo. Io pago l'abbonamento. Ciao. Mi fa ridere l'animazione di quando se ne vanno. Perché potrei andarlo a far fuori. Effettivamente sarebbe la mia missione, ma è... non più di tanto, cioè. Arrivano cattivi, poi se ne vanno. Vieni, vieni. Prego. Opla. Dai, perché non lo fate più? Secondo me hanno sentito che li prendevo per il culo, allora. Sì, vedi dove sono. Morto. Aia. Ah, pensavo mi avrebbe colpito. Ok, bene. Sono riuscito a superarla incolume in questa zona. Non male, non male. Ah, prendiamo questa ascia. Questa arma strana che aveva il tizio. Dove si va? Ah, vedi, vedi, uscivo di qua. Cioè, rientravo di qua. Va bene. Invece qui vedo un muro. Immagino appunto di non poter passare. Muro magico. Qui posso salvare. Ok. Qui c'è una fiammellina. Ce ne sono altre laggiù. Va bene. Chi c'è? Ah, ecco. L'amico. Ah, muori. Muori. Mi dare fastidio. Cos'è la stella di Rosetta? La stessa stella che aveva trovato Ivy in La Mummia. Studiosi del Bambridge, beccatevi questo. Quindi, no, controllo perché non vorrei che qualche muro aprisse qualche passaggio segreto. Perché a volte si notano, a volte no. Prima, meno male che l'ho notato. Cioè, che l'ho notato, che ho tastato il... sono passato lì vicino al muro. Perché sennò... Allora, salviamo. Ok. Allora. Avevo già registrato questa parte, solo che il gioco, dove a un certo punto è crashato, e adesso devo ricominciarla, devo rifarla. Che bello. I giochi programmati bene di una volta. Non che quelli nuovi non crashino, però insomma,
crash così di fine livello. Mi fa storcere un pochettino il naso. Quindi qui vuole l'hank. Scacchi e jizzy. Madonna, quanti nemici ci sono? Ah, prendiamo le fiammelle. Poi mi trasformo in demone. Vai, fai lo scatto. Vabbè, stronzi. Faccio vedere io. Nel frattempo che il demone si ricarica. Almeno. Ma che cazzo? Perché non mi ha lanciato la freccia? Bene. Oh, è morito. Ah, oh, due sono morti, dai. Bene. Adesso ci potevano gli americani della mummia. Ho saputo che avete trovato una mummia. Al massimo potrete usarla come legna d'ardere. Che palle. Ancora. Cioè, prima la versione morta, poi la versione viva. Bene. No, no. Attenzione. Se no mi fanno il culo questi, eh. Dai. Dai. Bene. Ma è morto già uno? Eh sì, eh sì, eh. Ma muori. Allora. Figli del faraone. Oh, non mi lasciano stare loro. Amori. Muori. Oh, finalmente. Bene. Ora direi di spostare sti blocchi qua, perché avevo visto che c'erano delle interazioni, quindi provo a tirarli fuori qua. E li andiamo ad appoggiare qua sopra. E dai, non hai fatto palestra ieri, demone? Avrà skippato la giornata di braccia e spalle. Ci sta, c'è chi skippa il leg day e chi skippa il giorno di braccia. Magari lì all'inferno si fa così. Dai. Minchia, l'ha skippato tante volte. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Perfetto. E dai. Deve avere un minimo di energia per trasformarsi. Che fesseria. Ok. Ah, vedi. E adesso si vanno a riattivare i due ponti. Ovviamente stavolta salvo prima di attraversarli. Fatelo anche voi per sicurezza, così semmai vi evitate un bug, diciamo, poco piacevole. Andiamo. Oh, attenzione perché adesso ritornano alcuni nemici. Quindi non è finito. Ah, magari mi trasformo. Perfetto. Muori. Vado a prendere. Dove è finito? Ma non vale così. Sì. No, volevo prendere quell'arma di prima, ma.
Sì. Morto. Ma quello se ne va, tranquillo. Per me frega proprio un cazzo. Io non faccio parte di questo gioco. Ma sì, prendiamolo. Allora, andiamo di qua. Ovviamente, come vi ho detto, salvo. Ok. Andiamo al muro. Okay, here we go. The place which is closed is opened. The place which is sealed is opened. That which Ah, ma sta lies in recitando tutto quello che closed c'era scritto lì place is sulla opened by the bar. My stele stride is di made long. I lift up my two Ivy. thighs. I have journeyed far along a treacherous road. The road of souls has now been opened. Ye shall not hold captive my soul. Ye shall not keep my shadow in La calma è la perpetuity. virtù dei Light forti. is on No, the non in basis certe of those situazioni. who are in the service of Osiris. The way is open to my soul and to my shadow. Mazza che Keep memoria, oh. not captive my soul. Ok. Bene. Allora, siccome non so se mi ricarica, non mi ricordo mai se mi ricarica la vita a fine livello, io colgo l'occasione per fare una capatina indietro e consumare quell'ultimo serbatoio che c'era rimasto lì nella stanza del tesoro. E quindi inizio già da ora a ringraziarvi per avermi seguito, perché penso che di là poi finisca il livello. Se questo video Questa serie vi stanno piacendo, vi interessano, mi raccomando, supportatemi sempre con la vostra iscrizione. Attivate come sempre la campanella delle notifiche, così vi spara la notifica quando è pronto un nuovo video, e poi ve lo guardate quando siete più comodi. Perfetto. E boh, no, volevo prendere l'altra cosa. Ma non volevo far questo, ma che è? Ok. Come sempre poi vi chiedo di lasciare un mi piace per aumentare, insomma, l'indicizzazione, migliorare l'indicizzazione del video. E commentate, questo fa tantissimo perché poi mi piace tantissimo rispondere in primis, ma poi anche questo crea interazione, migliora l'indicizzazione dei video. E niente, valutate uno dei miei abbonamenti e muoviti, sono Corolla il ponte. Venitemi a trovare su tutti i miei social, di cui come sempre trovate i link in descrizione, gruppo Telegram e pagina Instagram, mi raccomando.